Entrambe scottate da una domenica difficile, Folgore Caratese e Città di Varese danno il via a 2 settimane di recuperi. 2 minuti e la Folgore è già in vantaggio, con incornata vincente di Valagussa, che salta più in alto di tutti e sorprende Siaulis, dando l'1-0 ai Brianzoli. 6° gol in campionato per il centrocampista, con tanto di dedica al prossimo nascituro e gara in discesa per la formazione di Longo. Varese colpita a freddo e che prova a reagire, la conclusione da 2 passi di Parpinel però è troppo debole per impensierire Pizzella. Caratese sulla difensiva e Varese a fare gioco, l'accelerazione di Minai permette al Città di Varese di avere un importante calcio di punizione dal limite, ma sul tiro seguente di Donato Di Sabato è attento Pizzella a respingere con i pugni. È un Varese che ci prova, ma le difficoltà sono evidenti, specie negli ultimi 20 metri. Anche i tiri da fuori non sono granché, come dimostra la conclusione di Capelli. La Folgore si fa vedere poco dopo la mezz'ora, provando a copiare l'azione del gol, ma stavolta Valagussa non impatta il pallone. Brianzoli con poche idee in attacco, Drogba troppo morbido e Varese che tenta anche le conclusioni complicate sull'altro fronte, prima con Minai e successivamente ancora con Donato Di Sabato, ma il coraggio non è premiato e i biancorossi chiudono sotto il primo tempo. Ripresa con Macri al posto di Drogba, il nuovo entrato prova subito a sorprendere Siaulis con un traversone velenoso ben parato dal portiere lituano. Anche la Caratese è poco precisa in area di rigore e il Varese tira un sospiro di sollievo facendosi vedere all'ottavo minuto con il colpo di testa di Aprile che però termina ampiamente a lato. Ezio Rossi perde ulteriormente i pezzi, prima Gazzo poi l'infortunio di Scampini, ma i biancorossi non demordono, sfruttando le palle inattive, anche se il colpo di testa di Mapelli è troppo preciso e poco potente. Poco dopo la mezz'ora, vibranti proteste ospiti per il contatto in area tra Otele e Marconi. Ezio Rossi non ci sta, sostenendo come il suo attaccante abbia preso posizione, ma il rigore non viene fischiato. È un Varese che attacca, anche in maniera disperata, ma soprattutto in modo sfortunato. Minai tira botta sicura e Pizzella para con i piedi, esultando come dopo aver segnato un gol. La Folgore Caratese nella ripresa è tutta nella ripartenza orchestrata per il tiro d'ingom, ma Siaulis è attento in uscita. Sul versante opposto, a 5 minuti dalla fine, il tiro finale di Otele è troppo debole per impensierire Pizzella, che si tuffa per evitare guai peggiori. La Folgore Caratese avvicina il 5° posto, mentre la Città di Varese non riesce a dare una vera svolta alla propria stagione e domenica, senza 12 uomini, c'è il Casali in un vero e proprio match salvezza.